Prepariamo dei pasticcini facilissimi, pignolate o pignolate genovesi. Mettiamo nel frullatore mandorle e zucchero e frulliamo alla massima velocità. Travasiamo in una ciotola. Montiamo a neve non troppo ferma gli albumi. Pizzico di cremor tartaro. Aggiungiamo gli albumi e li incorporiamo. Con le mani formiamo delle palline grandi poco meno di una noce. E adesso distribuiamo generosamente i pinoli sui nostri pasticcini, schiacciando bene con le mani. Inforniamo a 160 gradi ventilato per una ventina di minuti, facendo attenzione che i pinoli non prendano troppo colore. Per una buona cottura delle pignolate non bisogna mai aprire il forno.